do il benvenuto a Stefano Nicoletti come relatore di quest'ultimo seminario del primo semestre. Stefano, breve presentazione di Stefano. Stefano ha conseguito la sua laurea triennale alla Statale di Milano in filosofia, con una tesi in filosofia dell'informazione e alcuni problemi etici legati alla privacy. Ha conseguito la sua laurea magistrale presso Urbino, presso il nostro Dipartimento di Scienze Pure Applicate. Laurea in filosofia dell'informazione con una tesi sui fondamenti della computer virology e il problema della viral detection. Attualmente è un dottorando presso l'università di Twente, in particolar modo presso la facoltà di ingegneria elettrica, matematica e informatica di Twente. Stefano si occupa di logica, metodi formali, in particolar modo si sta occupando in quest'ultimo periodo appunto di fault trees e di sicurezza. Fa parte di un progetto, il suo dottorato è all'interno di un progetto europeo che è il progetto CESAR, progetto molto importante. Insomma, ringrazio ancora Stefano per aver accettato di tenere questo seminario a ridosso delle feste, e per noi è anche un'occasione per rivederlo. Lascio a te la parola, Stefano, e come sempre per domande di chiarimento potete interrompere Stefano via chat o direttamente. Le domande un po' più strutturate le lasceremo per lo spazio delle domande dopo l'intervento di Stefano. Grazie ancora a te, Stefano. Grazie professore, grazie a tutti per aver voluto partecipare, per essere qui insieme a ridosso delle feste, come diceva il professore. E quest'oggi cercherò di presentarvi appunto una delle aree in cui sto lavorando, e con questo intervento che si intitola Una logica per i fault trees. Come diceva già il professore, io ho una laurea magistrale in filosofia dell'informazione con questa tesi sui fondamenti della computer virology con relazione del professor Graziani stesso e con relazione del professor Aldini. E dopodiché ho vinto una posizione di dottorato all'interno di questo progetto CESAR, il cui scopo è quello di integrare in un certo qual modo questi due lati della medaglia della parola italiana sicurezza, che sono la safety, solitamente la sicurezza intesa come difesa da danni imprevisti, accidentali, e la security, dove invece l'accento solitamente nel termine inglese è posto più sul ripararsi da danni che sono solitamente causati da un agente malevolo, e quindi anche qui in declinazione cyber security. Questo è il nostro team, con la professoressa Stolinka a direzione, e poi una ricercatrice, me medesimo, un assistant professor e un programmatore scientifico. Quest'oggi vorrei appunto parlarvi di ciò che sto facendo in relazione ai fault trees. Per prima cosa ho pensato, vista la maggioranza di filosofi, di fare un breve excursus riguardo la formal verification, quindi che cosa se ne fanno della logica gli informatici solitamente, e poi appunto vedremo che cosa sono i fault trees, questi alberi che in italiano potremmo tradurre con alberi del malfunzionamento, alberi dei guasti, e poi vedremo questa logica per i fault trees che sto sviluppando appunto in collaborazione con il team di CESAR. Innanzitutto abbiamo detto formal verification, quindi che cosa se ne fanno gli informatici della logica, un po' di cose, ma in particolare dove lavoro, a Twente c'è un forte desiderio, una forte tensione verso la formal verification. Di cosa si tratta? Per qualcuno di voi saranno cose che saranno già sentite, già viste, ma magari ecco per dare un po' un overview a tutti quanti. Che cosa significa solitamente fare formal verification? Cercare di verificare
la correttezza di quelli che vengono chiamati computer systems in generale, potrebbero essere hardware, potrebbe essere del software, oppure una combinazione delle due. Perché dovremmo volerlo fare? Perché stabilire formalmente, quindi in maniera esatta o quantomeno molto molto probabile, che un sistema non presenti scorrettezze è un grande vantaggio soprattutto se pensiamo a quei generi di sistemi che sono magari prodotti in massa, come potrebbero essere per esempio delle CPU dei nostri computer, quindi quei sistemi commercially critical, e invece anche quei sistemi safety critical, quindi tutti quei sistemi che hanno a che fare con la sicurezza, come potrebbero per esempio essere, non so, aeroplani o il software del pilota automatico di un aeroplano, il software che controlla la chiusura delle porte di un ascensore o le macchine a guida autonoma. Quindi verificare che ci sia della correttezza in maniera formale all'interno di questi sistemi è un'applicazione che spesso viene ricercata, un'applicazione della logica che spesso viene ricercata nell'ambito della computer science. E generalmente come si fa? Generalmente abbiamo tre componenti per verificare formalmente la correttezza di un sistema. Abbiamo innanzitutto un modello, quindi una descrizione formale del sistema di cui vogliamo esprimere qualche proprietà, qualche caratteristica, e appunto solitamente abbiamo dei linguaggi che ne descrivono la funzionalità. Dopodiché abbiamo uno specification language, e solitamente si utilizzano appunto anche delle logiche per descrivere che cosa? Descrivere delle proprietà di questo sistema di cui noi abbiamo creato un modello, e per verificare che poi queste proprietà effettivamente si presentino all'interno del modello che vogliamo controllare. E poi ovviamente un metodo per verificare quanto detto, quindi la descrizione soddisfa la nostra specification, quindi il nostro sistema che abbiamo descritto in maniera formale, di cui abbiamo un modello, e le proprietà che abbiamo descritto in maniera formale hanno un riscontro, quindi queste proprietà veramente sono, il sistema gode delle proprietà di cui siamo interessati. E ci sono vari metodi che possiamo adottare per fare formal verification, e solitamente a grandi linee si dividono, vengono classificati in base a questi principi, quindi al grado di automazione che possiamo avere nel verificare formalmente un sistema, al fatto se questo sistema venga verificato in toto, quindi venga sottoposto a verifica tutto il suo comportamento o semplicemente alcune proprietà. Viene differenziato anche rispetto al dominio di applicazione, quindi abbiamo visto prima vari esempi, può essere applicato appunto a domini di più svariato genere, ovviamente insomma nella facoltà in cui sono presente vanno tanti domini relativi all'ingegneria magari o alla stessa informatica. E poi abbiamo possibilità di fare questo tipo di verifica sia pre che post sviluppo del sistema. Chiaramente se lo si fa in una fase ancora piuttosto acerba dello sviluppo del sistema si hanno molti vantaggi, perché si può andare poi a rilavorare anche sul design del sistema stesso una volta che si scoprono magari comportamenti indesiderati o proprietà che dobbiamo per forza o che vogliamo per forza avere, che però non vengono soddisfatte dal nostro controllo. Che cosa c'entra la logica in tutto questo? Abbiamo anche un'altra distinzione per questa categorizzazione delle modalità con cui possiamo fare formal verification, e abbiamo verification basata proof-based, quindi basata su dimostrazione di teoremi fondamentalmente, e model-based. Qual è la differenza tra queste? Fondamentalmente nella proof-based si descrive il sistema, come abbiamo detto, e la descrizione è un set di formule gamma in una logica adatta al sistema che vogliamo prendere in considerazione. La specification, quindi le proprietà che dobbiamo andare ad analizzare, che vogliamo che vengano controllate rispetto a questo sistema, sono anche qui formule FAI, per esempio.
E poi abbiamo un metodo che è, in questo caso, cercare di trovare una dimostrazione, che la fai segua, sia dimostrabile a partire dal nostro insieme di formule gamma. Questa modalità, ha degli svantaggi, almeno agli occhi, degli informatici grandi fan dell'automazione, è che, è richiesto l'expertise di un utente, quindi la dimostrazione. Tante volte o non è completamente automatica, quindi richiede appunto un'assistenza da parte di un operatore, oppure appunto cioè, è l'operatore stesso che si cimenta in queste dimostrazioni. Al contrario, la formal verification, che è model based, ha delle differenze piuttosto sensibili rispetto a quello che abbiamo detto finora. Innanzitutto il sistema è rappresentato da un modello. E solitamente viene indicato con M. La specification anche qui è rappresentata da una formula, genericamente indicata con phi, qui, o phi. E il metodo di verifica consiste nel cercare di calcolare se questo modello soddisfa questa data specification. Viene indicato appunto con il modello soddisfa, con il simbolo che vedete a schermo. Vantaggio per appunto l'ambiente informatico è che solitamente questo tipo di computazione è automatizzato, automatizzabile, comunque ci sono molti strumenti che sono in grado di automatizzare questo processo. Un esempio di metodo per la formal verification che è molto in voga è il model checking, che è un metodo, se riguardiamo insomma le nostre categorie, automatico. Model based, che si concentra solitamente sulla property verification, quindi sul verificare determinate proprietà di un sistema. Quindi questo è solitamente ciò che se ne fanno gli informatici della logica. Ora arriviamo a che cosa sono i fault trees. Sono fondamentalmente fault trees o fault tree Marco, analysis. scusami Stefano, Marco ha una domanda. Prego. Sì, scusate, volevo fare un intervento nel senso che mi sembra un po' riduttivo dire questo è quello che se ne fanno gli informatici della logica, nel senso che il model checking, o meglio, coloro che hanno sviluppato il model checking negli anni 80, quindi mi riferisco a Ed Clark e Allen negli Stati Uniti e a Joseph Sifakis. In Europa hanno vinto il premio Turing per il model checking, quindi questo mi sembra un contributo fondamentale degli informatici alla logica e chiaramente logiche modali e temporali che sono quelle poi per esprimere le proprietà diciamo fondamentali dei processi computazionali. Quindi diciamo questo viene visto non solo come un'applicazione della logica, ma anche e soprattutto come un contributo alla logica, perché conosciamo benissimo i problemi di indecidibilità di cui la logica soffre e diciamo il punto di svolta con importanti e rilevanti applicazioni appunto a sistemi che sono commercial critical o safety critical è appunto il fatto di ragionare non in termini generali ma di considerare per un dato sistema un suo modello tipicamente un automa o qualcosa di equivalente anche se sinteticamente magari diverso e una formula specifica e vedere se quella specifica descrizione del sistema, quindi l'automa, è o no un modello di una specifica forma. Questo veramente è stato un punto di svolta nella verifica di correttezza del software, che è un'attività maledettamente difficile da fare. Se ci pensate, diversamente dai prodotti che hanno dei beni che trovate sul mercato che hanno una consistenza fisica, il software, che è un bene immateriale, oltre ad essere maledettamente difficile da progettare e sviluppare, viene venduto senza alcun tipo di garanzia. Ecco, volevo fare giusto questo intervento. Grazie. Certo, no, grazie, sono io che ringrazio, assolutamente, insomma, aggiunte. Stefano, sì, mi inserisco anch'io. Prego. Un attimo indietro, scusa, perché adesso io volevo, cioè, non, mi era più che altro per capire, no? Appunto, questo model based approach mi sembra di capire che sia un po' più per tentativi, se sbaglio, mentre l'altro in teoria, se
se funziona ci prendi in pieno, o sto dicendo una sciocchezza? Diciamo che, e poi qui appunto persone nell'auditorio che sono più esperte di me mi correggeranno, ma dipende un po' da quanto è grande lo spazio degli stati che vogliamo esplorare, quindi se si parla di model checking è possibile anche esplorare diciamo tutte le possibilità. Invece se gli stati sono molto numerosi e non si riesce in qualche modo a ridurli tramite insomma state space reduction o tecniche affini, si possono fare grandi simulazioni. Diciamo quindi così. Ho capito, quindi il model checking non necessariamente, cioè a volte uno li prova tutti proprio. Sì, esatto, questo è... No. Posso intervenire di nuovo? Prego, scusate. Ci mancherebbe. No, Enzo, allora l'idea del model checking è molto semplice. Il model checker è un algoritmo che prende in pasto il modello, che è, diciamo, l'automa e la formula, e verifica se la formula è soddisfatta dall'automa oppure no. Quindi non è che si va per tentativi, è una risposta sì o no, e se la risposta è no, il model checker produce un controesempio che dimostra perché la formula non è soddisfatta. Poi, come giustamente diceva Stefano, qual è il problema? Il problema è la potenziale esplosione dello spazio degli stati del modello, perché lo spazio degli stati cresce esponenzialmente col numero di componenti del sistema, no? Che sono composti in parallelo. Allora, in quei casi lì devi ricorrere a delle tecniche approssimate, oppure devi ricorrere a delle rappresentazioni furbe dello spazio degli stati, ad esempio basate su binary decision diagram e loro varianti. Ecco. Però è un metodo assolutamente preciso, non è che si va per tentativi. No, perché sì, adesso capisco, perché io... Anzi, il contrario è l'altro, l'altra tecnica che è il theorem proving, appunto. Sì. Lì a volte davvero vai per tentativi, nel senso che appunto ci vuole un esperto di dominio che guidi il theorem prover nelle vie da intraprendere, ma il model checker è assolutamente, diciamo così, deterministico, e l'unico scoglio è la grandezza dello spazio degli stati. Puttana la complessità. Dovrei vedere qualche esempio, va bene, comunque grazie. Sì, ringrazio io insomma questi interventi, chiaramente insomma la volontà era tutt'altro che ridurre insomma queste grandi scoperte, questi grandi contributi, insomma, da filosofo, se vogliamo, con un'educazione prettamente filosofica, ho cercato di un po' riportare delle takeaway lessons, no? Anche per chi magari, ecco, ci segue ed è sicuramente meno esperto, non voleva assolutamente essere una lezione esaustiva, chiaramente, sul model checking, anzi ringrazio assolutamente per questo intervento integrativo, sicuramente molto prezioso. Quindi dicevo, che cosa sono i fault trees? Allora, innanzitutto quella che viene definita la fault tree analysis è una tecnica appunto di analisi che solitamente ha vita felice nell'ambito dell'ingegneria, dell'affidabilità, reliability engineering, ed è una tecnica grafica con una rappresentazione ad albero, come il nome può suggerire, e viene utilizzata in maniera specifica nell'ambito della safety, quella che abbiamo definito prima come safety, quindi solitamente quell'aspetto della sicurezza riguardante malfunzionamenti, guasti o comunque danni accidentali. Viene utilizzata appunto per individuare le potenziali cause di un guasto di un sistema, e è una procedura top-down dove abbiamo un top-level event che rappresenta appunto il fallimento, il guasto e il malfunzionamento di un sistema in oggetto, di un sistema di interesse, e pian piano questo fallimento del sistema viene scomposto nei suoi vari componenti, via via sempre più ridotti in complessità fino ad arrivare a dei componenti atomici. Appunto la radice dell'albero è il top level event, quindi è ciò che vogliamo prevenire, e le foglie di questo albero sono chiamati basic events, eventi basici, e rappresentano fondamentalmente
il guasto di uno dei singoli componenti basici che non vogliamo, non possiamo più, più scomporre a seconda del livello di astrazione che stiamo prendendo in considerazione. Abbiamo ovviamente delle porte, dei gates, che hanno il compito di modellare come il comportamento di sistemi che appunto sono magari subsystems, quindi inseriti o solo parte di tutto l'albero, possano fallire e come il loro fallire, il loro malfunzionare, il loro guastarsi si possa combinare. Tramite queste porte e far sì che il guasto si propaghi all'interno del sistema. Abbiamo appunto detto che l'evento che è la radice dell'albero è solitamente chiamato top level event. Abbiamo tanti tipi di gates nei fall trees, essendo una, diciamo, un tentativo graduale quello dello sviluppo di questa logica. Andiamo per gradi e con quello che abbiamo preso in considerazione noi sono chiaramente per il momento solo i classici AND e OR gate. Quindi la E, come insomma molti di noi sapranno, fallisce solamente se tutti i suoi i children, quindi i figli di questo gate falliscono. La OR ci basta solamente il fallimento di una delle due alternative, due o più. Questo è un esempio davvero molto riduttivo di fall tree. Abbiamo il top level event, che è diciamo il fallimento, il guasto, il malfunzionamento del nostro PC. È un OR gate e abbiamo che la RAM fallisce da una parte e l'altro, invece l'altro figlio è un AND gate, dove sia l'alimentatore che il gruppo di continuità devono fallire per far sì che il guasto si propaghi all'interno del AND gate. E chiaramente ci basta vedere che o la RAM oppure l'alimentatore e il gruppo di continuità, se fallissero questi componenti, basterebbe a far malfunzionare tutto il nostro PC. Questo è insomma un processo di analisi qualitativa piuttosto semplice chiaramente lo è in questo caso anche aiutato dal fatto che questo fall tree sia molto ridotto. E i fall tree possono favorire sia analisi di tipo qualitativo, quindi individuare i path, no? Un po' i sentieri entro cui questo fallimento, questo guasto si propaga, o analisi più di tipo quantitativo che solitamente vengono integrati tramite, non so, analisi di probabilità oppure failure rates, quindi dei rate entro cui i componenti si guastano fondamentalmente. Oggi ci concentriamo solamente sull'analisi di tipo più qualitativo, perché appunto cerchiamo di indirizzarci verso il problema per sottoproblemi semplici. E un altro concetto importantissimo all'interno della fall tree analysis è quello di cut set, ovvero il cut set è un insieme di eventi basici, basic events, che insieme causano l'intero fall tree, causano il fallimento dell'intero fall tree. Quindi quelli che abbiamo individuato in questo caso non solo sono cut sets, ma sono anche minimal, nel senso che nessuno dei loro elementi può essere rimosso e ancora avere un cut set, per avere ancora un cut set. Quindi in questo caso abbiamo che il primo cut set è ovviamente il malfunzionamento, il guasto della RAM, il secondo cut set è minimal, ovviamente, è il guasto dell'alimentatore più il gruppo di continuità. Chiaramente avremo un altro cut set che non è minimale, che include tutti questi tre componenti. Perché ci interessa così tanto dei cut set? Ovviamente perché, come abbiamo detto, per questo sistema che abbiamo visto, molto piccolo, un esempio così superficiale, è facile individuarli, è facile vedere come siano in qualche modo adesi al nostro sistema di interesse, mentre invece se abbiamo dei fall trees un pochino più complessi, un pochino più articolati, per sistemi che vogliamo descrivere in maniera un po' più realistica, è facile fare errori.
ed è quindi importante avere un metodo rigoroso per calcolare questi cut set e poi per vedere quanto sia in qualche modo veritiero quello che ci viene detto dal sistema, quindi se il nostro modello è un buon modello fondamentalmente, se quello che ci viene fuori da un'analisi del tipo restituiscimi tutti i minimal cut set per questo fall tree, poi è di fatto ciò che ci aspettiamo. Per esempio, ci aspettiamo davvero che se non abbiamo inserito uno stick di RAM in un computer, allora il computer non parta? Molto probabilmente sì, e quindi possiamo fare questo tipo di analisi. Ovviamente sono importanti anche perché possiamo visualizzare delle vulnerabilità del nostro sistema. Per esempio, pensate a un insieme con solamente pochi elementi. Questo indica che il nostro sistema è molto vulnerabile perché con pochi guasti, fondamentalmente pensiamo a un insieme di ordine 2, con solamente due guasti, due componenti che si guastano, tutto il nostro sistema può essere compromesso. E quindi è importante, come dicevo anche in apertura, fare questi controlli già in fasi preliminari, perché così possiamo vedere se magari in fase di redesign non si possa in qualche modo implementare una soluzione a queste vulnerabilità. Oppure un altro problema potrebbe essere, ok, lo stesso elemento appare in tanti cut set e magari anche di ordine basso, quindi 2, 3, 4. Questo è un altro problema, vuol dire che il fallimento di quella di una determinata componente, come potrebbe essere per esempio la RAM, allora è davvero cruciale, perché può portare a dei fallimento tramite diverse strade, diciamo, tramite diversi rami dell'albero. E appunto questo ci è utile perché possiamo anche analizzare alcune delle cause comuni che portano al guasto, al fallimento del nostro sistema in analisi. A parte e in aggiunta, in concomitanza ai cut set, abbiamo qualcosa che viene definito path set, ed è praticamente l'opposto di un cut set, quindi è un insieme di eventi basici, tali per cui se abbiamo la garanzia che questi non si guastino, allora abbiamo la garanzia che il sistema rimanga operational, quindi che non si guasti esso stesso. Anche qui abbiamo la possibilità della minimalità, quindi un minimal path set è un path set dal quale non possono essere rimossi elementi per ottenere ancora un path set. E a questo punto mi addentrerei nella logica. Quindi innanzitutto, che cosa vogliamo? Qual è il nostro obiettivo? Avere un linguaggio formale che ci possa aiutare a descrivere e a verificare alcune proprietà all'interno di un fall tree, quindi un linguaggio che può essere utilizzato appunto per formare questo tipo di verifica. E in aggiunta a quello a cui stiamo lavorando, è ancora un work in progress, poi vi presenterò una piccola bozza, è avere un domain specific language, quindi un linguaggio, diciamo, di più alto livello, che anche gli ingegneri che magari potrebbero avere meno familiarità con formalismi come per esempio logiche temporali o logiche di qualsiasi genere, possono invece utilizzare per interfacciarsi con il fall tree che stanno analizzando e per appunto chiedere se certe proprietà sono o meno soddisfatte. Perché la scelta di una logica? Ci permette di avere alcuni vantaggi rispetto a dei sistemi che sono correntemente in uso anche in ambito industriale. Abbiamo condotto alcune interviste con un ingegnere che lavora nell'ambito della safety per delle centrali nucleari, quindi abbiamo in qualche modo richiesto: ma che cosa manca nel tuo tool, nella tua cassetta degli strumenti, che cosa ti piacerebbe poter fare con questi fall trees? E abbiamo optato per una logica perché ci offre alcuni vantaggi, ve ne parlerò tra poco, e poi perché un altro delle nostre intenzioni è quello di estenderlo a domini differenti rispetto alla sola analisi degli eventi basici, degli eventi intermedi, come per esempio proprietà che hanno a che fare con il tempo, quindi entro quando un componente fallirà,
oppure date certe condizioni, siamo sicuri che il componente fallirà dopo questo tempo, oppure per descrivere anche proprietà che abbiano a che fare con probabilità o addirittura costi di manutenzione o di riparazione dei guasti. Quindi abbiamo innanzitutto una definizione formale di fault tree, che è una quartupla composta dagli elementi che vedete a schermo. BE è l'insieme degli eventi basici, dei basic events, che sono, ricordo, le foglie del nostro albero, del nostro fault tree. IE è il nostro set di elementi intermedi, con l'intersezione tra i basic events e gli elementi intermedi che è vuota, e definiamo i top, il nostro top level event, quindi la radice del nostro fault tree. I è l'insieme di tutti gli elementi, quindi è l'unione semplicemente dell'insieme dei basic events e l'insieme degli intermediate elements. E poi abbiamo due funzioni, una per determinare la tipologia del gate che ci troviamo davanti, che è appunto la funzione T, con le tipologie dei gate che sono AND e OR, come abbiamo detto prima in maniera informale, e poi la funzione child, che individua fondamentalmente i figli di ciascun gate, di ciascuna porta, fondamentalmente, quindi mappa ogni elemento intermedio ai propri figli diretti, diciamo. C'è anche una condizione per cui i fault tree sono ben formati. Se noi costruiamo un grafo a partire da questo albero, questo grafo deve essere aciclico e deve avere una radice unica in i top, quindi il nostro top level event. Passiamo dunque alla logica. Abbiamo due layer. Il primo layer vede, partendo da sinistra, I, che è il rappresentativo del nostro element, quindi di ciò che abbiamo definito come i componenti dell'insieme E. Abbiamo la possibilità di avere una negazione, una congiunzione. Abbiamo la possibilità di settare il valore dell'iesimo elemento di una formula arbitrariamente a 0 e a 1, e questo ci è utile poi nella definizione della semantica, però tendenzialmente quello che facciamo è, e poi lo vedremo, rappresentare il fallimento, il guasto di un certo elemento, settando questo elemento su 1 e il fatto che rimanga non guasto, che rimanga funzionante a 0. Poi abbiamo un operatore per calcolare tutti i minimal cut sets per una determinata formula, che solitamente si riduce ad essere i top, il nostro evento di interesse, quindi la radice del nostro albero. La stessa cosa per i minimal pass sets. E poi sul layer 2 abbiamo i nostri quantificatori, quindi quantificatore esistenziale, quantificatore universale e un operatore per l'indipendenza, quindi che ci dice quando due elementi sono tra di loro indipendenti. Abbiamo degli operatori derivati per layer 1, quindi abbiamo la O, abbiamo l'implicazione, l'equivalenza, la non equivalenza, sono tutti derivati, insomma, a partire da quelli che abbiamo, quindi il non e la E. Scusa Stefano, una sì. Osservazione stupidissima, ma questa l'implica del secondo livello che tu definisci qua, ti viene fuori questa cosa un po' strana, probabilmente anche perché forse era più naturale fare il contrario, no? Siccome stai parlando di fault, cioè di guasto, potevi invertire l'end e or in maniera, no, bene, stupidaggine, nel senso che c'è una cosa si guasta, è un end, no? Quando tutte e due si guastano, in un certo senso quello è un or, no? Dall'altro punto di vista, se la guardi in maniera invertita. Allora qui ti sarebbe venuto la definizione del metalivello, probabilmente questa sarebbe venuta con simile a quella che noi abbiamo, non so,
diciamo, una questione di stile, di ok, gusto. Sì. No, ma abbiamo anche ragionato, insomma, su quali potevano essere gli operatori, insomma, primitivi e quali derivare, e sì, alla fine concordo, è più che altro una questione di gusto e sì, io capisco molto bene. Io ho una domanda, anzi un paio, sono Alessandro e chiedo scusa per essermi collegato con un po' di ritardo. E ho due domande, la prima è se si chiamano trees ma sono sempre degli alberi oppure non necessariamente. Ok, prendo le due domande e poi rispondo. E la seconda invece, questo mi viene in mente dalle reti logiche che insegno e dal fatto che per implementare le porte logiche risulti in tecnologia CMOS molto più semplice implementare delle porte logiche invertenti e quindi si rinuncia, diciamo, a considerare elementari l'AND e l'OR, benché siano gli operatori dell'algebra di Boole, e ci si concentra invece su degli operatori che sono invertenti, quindi il NAND o il NOR. E lo chiedevo semplicemente perché nel scegliere un insieme minimo di operatori, a quel punto il NAND è sufficiente. Sì. Perché con il NAND si farebbe tutto. Lo dico solo se c'è una qualche ragione per cui avete deciso di non mettere direttamente l'OR, ma di derivarlo. A quel punto, diciamo, scegliendo un operatore invertente, potrebbero essere derivati tutti. Sì. Allora, grazie intanto. E, riguardo la domanda sugli alberi, diciamo che forse, non so se c'era già per questa slide, forse l'idea può essere nella condizione per far sì che l'albero sia ben formato, quindi è di fatto un grafo, però con delle condizioni particolari, quindi si deve essere aciclico e con una radice unica nel nostro top event fondamentalmente. Benissimo. E per quanto riguarda La caratteristica di albero è il fatto di avere, appunto, di essere aciclico e di avere una radice unica, non il fatto di non avere foglie alle quali si arriva da più rami, diciamo. esatto, esattamente. E per quanto riguarda la scelta del not e della and, semplicemente perché nei fault tree, una cosa che noi non abbiamo ancora implementato, ma a cui già guardiamo, è che ci sono anche dei not gate, quindi semplicemente per una questione di. Anche qui penso sia per il momento una scelta di stile, perché l'implementazione per noi è ancora molto lontana, però ci è venuto naturale un po' pensare a ok, quali operatori vogliamo in maniera primitiva, not perché abbiamo un not gate, avremo forse un not gate e and, però concordo assolutamente che la soluzione proposta, anzi, potrebbe essere qualcosa da prendere in considerazione, Sì, nel magari. senso che ovviamente il not si può fare con il NAND o Sì, con il NOR, certo. a seconda della scelta. Certo. Ma sì, diciamo che forse la seconda risposta è che non stiamo ancora guardando così Sì, attentamente. certo. Però grazie mille, sicuramente ne terrò conto. Ok, poi abbiamo questi operatori, quest'altro insieme di operatori derivati, che sono is minimal cut set e is cut set, dove abbiamo appunto in input, diciamo, abbiamo una formula phi, che anche qui solitamente si riduce a essere il top level event, ma nulla ci impedisce, volendo, di controllare se anche un gate o un subtree ha dei minimal cut set, e questo operatore è specificamente pensato per fornire all'utente la possibilità di dare egli stesso un set che vuole controllare. Quindi fondamentalmente l'idea è controllare che un determinato set che l'utente fornisce sia o meno un cut set o un minimal cut set. Quindi qui abbiamo l'operatore per minimal cut set con phi1, che tendenzialmente, appunto, come dicevo, è il top event, e poi ci assicuriamo che tutti gli elementi di questo set che l'utente vuole controllare siano
settati a 1 e tutti gli elementi che non ne fanno parte siano settati a 0. E stessa cosa, semplicemente non avendo l'operatore per minimal cut set, vale per ISA cut set, quindi per la possibilità di trovare se un insieme che noi forniamo sia o meno un cut set. E la stessa cosa abbiamo anche per minimal path set e path set, con la modifica sul fatto che appunto prendiamo per minimal path set l'operatore appunto che abbiamo costruito, di cui adesso vedremo la semantica. E ok, quindi cominciamo a vedere un po' la semantica. Fondamentalmente abbiamo dato un fault tree F, abbiamo il vettore V, che è appunto un vettore di booleans che rappresenta fondamentalmente tutti i basic events del fault tree F, e quindi avremo, adesso lo vediamo, fondamentalmente che un evento ha valore 1 se è fallito, se è guasto, e ha valore 0 se invece è ancora operativo. E quindi fondamentalmente in questo caso abbiamo una funzione che va da booleani alla n a valori booleani e fondamentalmente prende valore di vi, quindi l'iesimo elemento di questo vettore, che sarebbe poi fondamentalmente corrispondente all'iesimo elemento dei basic events, quindi del set che abbiamo definito prima, e fondamentalmente se questo accade se l'elemento che abbiamo individuato, quindi se E, è di fatto un basic event. Se questo non succede, fondamentalmente andiamo a scomporre questo evento all'interno utilizzando i figli di questo gate, quindi ammettiamo che l'evento preso in considerazione sia un OR gate, quindi appartenga al set degli intermediate elements, appunto abbiamo la disgiunzione di tutti i figli di questo gate, che di fatto è un OR, e stessa cosa per quanto riguarda la AND, e così fino ad arrivare a quello che sarà i nostri basic events. Quindi questo è, diciamo, il componente fondamentale della nostra semantica. E poi, appunto, delle semantiche, la semantica per il NOT, quindi abbiamo la semantica per il NOT è equivalente a negare qualsiasi file one, sempre all'interno delle semantic brackets. Abbiamo la semantica per l'AND, che è equivalente alla semantica, a ricercare la semantica per file 1 e la semantica per file 1 prime. E poi qui abbiamo quei due operatori che, quei due operatori che vi menzionavo per quanto riguarda il settare un valore, l'iesimo valore della nostra formula. Qui è la descrizione un po' più formale, quindi abbiamo un altro vettore V prime. Fondamentalmente il liesimo valore di questo vettore viene settato a 0 e gli altri elementi che sono diversi dal liesimo hanno lo stesso valore del vettore iniziale, quindi fondamentalmente abbiamo tutti i basic events con lo stesso valore rispetto al loro valore iniziale, tranne l'iesimo valore a cui viene dato in questo caso valore 0 e nel caso dell'operatore successivo valore 1. Poi abbiamo appunto questi operatori per minimal cut set e minimal path set. Fondamentalmente qui cosa andiamo cercando? Innanzitutto assumiamo sempre che il nostro file 1 sia il top level event. Innanzitutto ricerchiamo che il nostro top level event fallisca, perché è una delle condizioni che abbiamo anche espresso in linguaggio naturale poco fa. E ricerchiamo che non esista nessun altro vettore che sia un subset, poi qui nel paper abbiamo la corrispondenza tra notazione insiemistica e notazione funzionale, ma in buona sostanza che non ci sia un altro vettore che sia un subset del nostro vettore originale, tale che il nostro top event fallisca.
E, per quanto riguarda invece i minimal passet, abbiamo qualcosa di simile, ma che rispecchia quello che abbiamo detto prima riguardo alla natura dei minimal passet. Quindi cerchiamo in questo caso che il top event non fallisca e cerchiamo che non esista un altro vettore che sia compreso all'interno del vettore che abbiamo fornito all'inizio, dato il quale fallisca il top level event. E qui, insomma, se potrebbe sembrare un po' complicato. Sì? Marco ha una domanda. Sì? Sì, grazie. La domanda è questa: mi sfugge un po' l'intuizione della necessità o dell'opportunità di avere nella logica quei due operatori che impostano a 0 oppure a 1 un evento, che peraltro sono anche peculiari, nel senso che in altre logiche che non, in altre logiche modali o temporali che normalmente si usano, non ci sono operatori così a grana fine. Quindi mi chiedevo qual era l'intuizione che vi ha guidato nell'introdurli, insomma. Sì. Grazie per la domanda e penso sia la prossima slide. Ah, ok, chiedo scusa. Perfetto, quindi no, assolutamente, anzi è un'alzata alla miglior pallavolista e ringrazio cercando di schiacciare. Quindi abbiamo questi due operatori che utilizziamo per definire quello che noi chiamiamo influencing basic events. Quindi fondamentalmente quello che noi cerchiamo di fare qui è definire un insieme di eventi che siano sempre di tipo basic events, tali per cui questi eventi sono all'interno di questo set se hanno influenza su il valore di verità di una data formula. Quindi questi I appartiene a B, se solo se scambiando questo evento, scambiando il valore di questo evento, detto male, succede qualcosa. Quindi se il fatto che settiamo questo evento a 0 o a 1 faccia la differenza poi sul valore di verità della formula che stiamo prendendo in considerazione. Non so se quindi, questo sostanzialmente può essere anche un modo per simulare una fault injection, cioè per introdurre un fault nel sistema e vedere questo che come si... Ah, ok. Sì. Grazie a lei. E appunto, come dicevo, che ci restituisce i basic events che influenzano il valore di verità di una formula. Mentre per il layer 2 abbiamo... Scusa, hai un'altra domanda, Alessandro, prego. Grazie, scusate, avevo il microfono spento. Una cosa solo per capire se Fi e Fi primo non siano entrambi Fi nella prima riga. Sì, è un typo. Ok, e l'altra cosa invece mi chiedevo se questa influenza sia riferita ad una singola formula e quindi non sia, invece totalmente semplificabile in qualche modo l'albero eliminando il basic event. Ok, quindi se... Il fatto che si definiscano influenti è riferito a qualcosa, cioè non è riferito al fatto che possano oppure no arrivare ad influenzare la radice, ma che ne influenzino una proprietà. Sì, fondamentalmente... L'idea è che poi questo IBE serva, come si vede poche righe dopo, per avere qualcosa di questo tipo. Cioè noi abbiamo un operatore IDP per controllare che due eventi, come potrebbero essere sostanzialmente due gates, siano di fatto indipendenti, cioè che non abbiano, detta male, un figlio comune o un figlio che possa influenzare entrambi, o che non possano l'uno influenzare l'altro e viceversa. Quindi abbiamo che in questo caso l'intersezione dei influencing basic events per Phi 1 e per Phi 1 prime è vuota. Non so se ho... Ok.
Grazie, okay. Non sono certo di avere pienamente intuito, ma grosso modo sì, diciamo, qualcosa mi sta senz'altro sfuggendo, ma per ora rimugino. Grazie. Okay. Alessandro, esatto. Sì, Alessandro Aldini. Ciao Stefano. Buongiorno professore. Ma allora, vedendo la semantica di questo operatore, mi viene molto da pensare che sia un modo per esprimere una proprietà di interferenza o di non interferenza. Sì, esatto, l'idea è quella. Esatto. Allora, le proprietà di non interferenza hanno una caratteristica abbastanza peculiare per quanto riguarda poi la verifica, perché è dimostrato che non sono proprietà come quelle di raggiungibilità e quindi hanno un più elevato livello di complessità per quanto riguarda la loro verifica. Sì. E mi chiedevo se avete già ragionato su questo oppure no. No, non ancora, la risposta è molto breve. Ok. No, però ecco un punto che sicuramente mi segno e diciamo è una delle takeaway lessons for me. Quello, probabilmente le problematiche sono le stesse, per cui guardando la letteratura degli algoritmi di verifica per questo genere di proprietà sicuramente puoi trovare spunti anche da un punto di vista, no, di quelle che sono le differenze sostanziali rispetto alle classiche reachability properties. Perfetto, grazie mille per il suggerimento. Altre domande? Ok, se non ci sono, proseguo. Ok, quindi questo è il grosso di ciò che avevamo in mente, di ciò che stiamo sviluppando. Ciò a cui stiamo lavorando è definire un domain specific language, quindi questa sorta di linguaggio intermedio, più accessibile agli ingegneri. E abbiamo in mente di farlo lavorando, insomma, a stretto contatto con chi poi sarà l'utente finale di possibilmente questo linguaggio, e vi presenterò come ultima slide una bozza di quello che abbiamo in mente. Lavorare sui solving algorithms, sugli algoritmi, specialmente anche per calcolare cose come i minimal cut sets, perché su alberi molto grandi, molto complessi, questa cosa comincia a diventare appunto complessa nel vero senso del termine. Stiamo lavorando anche a un potenziale visualizzazione dei controesempi, come già ci diceva Marco Bernardo, se non vado errato, è una delle grandi qualità del model checking, delle procedure automatizzate, quindi anche noi vorremmo sfruttare la possibilità di visualizzare dei controesempi. E poi appunto l'estensione che vi menzionavo prima, quindi prendere in considerazione costi, probabilità e tempo. Quindi siamo partiti con una logica, diciamo, piuttosto piccolina e stiamo facendo dei piccoli passi. Come vi dicevo, una piccola preview di quello che abbiamo in mente per il nostro domain specific language, appunto chiaramente nulla di sistematizzato e sistematico, ma qui abbiamo alcune proprietà, per esempio. Nella tabella vediamo come le possiamo, vediamo, diciamo, il corrispettivo nella logica e il corrispettivo nelle nostre idee del domain specific language, e le proprietà in rosso sono quelle cose che per il momento i tool commerciali che vengono utilizzati appunto nei contesti di safety, in contesti safety critical, non sono risolvibili con facilità, non sono cose che gli ingegneri possono controllare con facilità. Per esempio, la numero 3 diciamo, rappresenta uno scenario di questo tipo: una persona incaricata di controllare un fault tree per un sistema safety critical pensa che E1 e E2 possano essere un minimal cut set, però quando richiede al software di mostrargli tutti i minimal cut set, questi non vengono mostrati. Questo cut set includente E1 e E2 non viene mostrato. Quindi una domanda potrebbe essere: ok, qual è la più breve estensione a un minimal cut set che include questi eventi che secondo me dovrebbero esserlo? E questo è apparentemente un problema che affligge un po' anche parte di questa utenza, e
nella nostra logica sarebbe fattibile appunto tramite, tramite la riga numero 3, quindi assicurando, chiedendo che venga calcolato il minimal cut set per i top e assicurandoci che ci sia i1 e assicurandoci che ci sia i2, per esempio. Stessa cosa per i minimal path set e poi appunto questa possibilità di avere lato utente, la possibilità di inserire un insieme di elementi e poi controllare che questo sia effettivamente un minimal cut set oppure no. Dalla parte del linguaggio abbiamo qualcosa di questo tipo, stiamo pensando a qualcosa di piuttosto facile, piuttosto no? che ricordi un po' casa, quindi abbiamo questa relazione di ok, se questi eventi si guastano, allora quest'altro evento succede, quindi si guasta quest'altro componente con un classico if-then e poi con un dot failed o dot operational. E poi qualcosa come all min cut set per mostrare tutti i minimal cut set e per quei due casi che vi menzionavo prima un'altra possibilità potrebbe essere al posto di avere un operatore o qualcosa che l'utente può utilizzare nella logica, nel suo domain specific language, presentare dei controesempi nel momento in cui si chiede se E1 e E2 sono dei minimal cut set. Questo è quanto, e io vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato, per le domande e per le osservazioni molto utili, e se ne avete altre io sono qui per cercare di rispondervi. Grazie molte Stefano. Grazie. Grazie. Allora, apriamo lo spazio per le domande, primo Alessandro Bogliolo e poi Marco Bernardo. Prego Alessandro. Bene, grazie, intanto molto interessante davvero, mi piace molto l'approccio. E volevo chiedere una cosa che riguarda la relazione che c'è evidentemente tra la struttura dei fault tree e le reti logiche per l'appunto, okay. E il fatto che possa essere ragionevole applicare ai fault tree, una volta che sono stati costruiti, diciamo, partendo immagino dall'analisi del sistema e degli possibili eventi di guasto e delle implicazioni che questi hanno sul sistema stesso, possa aver senso applicare delle tecniche di minimizzazione booleana prima di passare invece all'analisi del fault tree e alla sua descrizione come ci hai mostrato. Sì, assolutamente senso e infatti anche un'altra delle opzioni che stiamo vagliando è esplorare anche magari le potenzialità di binary decision diagrams e delle tecniche anche di cui faceva menzione Marco Bernardo prima per appunto magari semplificarci un po' la vita down the line. Sì. Sì, queste poi sono delle tecniche che menzionava, ovviamente sono di quelle che purtroppo non hanno una soluzione chiusa polinomiale, però vale senz'altro la pena di cercare di ridurre un pochino la complessità prima di affrontarlo in modo formale e avere l'esplosione combinatoria. E l'altra cosa invece che è un po' opposta è se invece possa essere utile l'espansione booleana, cioè la ricerca di forme canoniche che in qualche modo suggeriscano qualcosa di particolare, ad esempio diciamo nel momento in cui una cosa di questo genere venisse descritta per quel che è, cioè come una funzione booleana, e trovare ad esempio dove stanno i min termini e quindi quali sono le configurazioni di guasto che producono degli 1 in uscita e quindi producono effettivamente delle failure del sistema. Sì, un altro suggerimento assolutamente sensato secondo me, che devo dire la verità non abbiamo vagliato, però assolutamente diciamo una strada da esplorare, anzi grazie per questo suggerimento. Okay. Marco?
Sì, grazie. Allora, innanzitutto anch'io mi associo ai ringraziamenti a Stefano per la sua presentazione. Quello che volevo chiedergli è la seguente cosa. Ora, non ricordo quando i FOL3 siano stati introdotti in letteratura, però insomma mi pare ricordare quando negli anni 90 facevi il dottorato di ricerca già erano in giro. Ecco, sì. La cosa che mi stupisce un po' è, visto che c'è stata verso di loro anche una certa attenzione dal mondo dei formal methods, mi stupisce che tutti questi anni non siano mai stati sviluppati degli approcci logici alla verifica di FOL3, o forse quello che è stato fatto è cercare di riciclare altre logiche che però magari mal si applicano a questo contesto. Ecco, quindi volevo chiedere a Stefano se ci dava qualche riferimento storico in questa situazione. Grazie. Allora, grazie innanzitutto, e sicuramente i FOL3 sono, sì, mi sembra che siano stati introdotti negli anni 50, quindi insomma di acqua sotto i ponti ne è passata, e è una sorpresa, ed è stata una sorpresa anche per noi, anche per appunto Maria Stoelinka, che è da anni nel mondo dei formal methods associato ai FOL3s, non trovare una logica specifica per i FOL3s, quindi tanti tentativi sono stati fatti anche dal punto di vista formale, ma pochi che vedevano proprio uno sviluppo di una logica per i FOL3s, anzi pochi che vedevano il tentativo di applicare logiche già in vigore ai FOL3s. Ho in mente un paper, ma non ricordo il titolo, poi se mi viene in mente glielo mando, se ha piacere. E però ecco appunto il tentativo di sviluppare una logica che sia specifica per i FOL3, ecco, non c'è ancora stato, quindi ci siamo inseriti appunto all'interno di questa nicchia. Ho capito. Sì, no, poi fra l'altro sì, Marielle è molto esperta di queste cose, quindi effettivamente sì, lo stupore è grosso. Sì. Ma avete già pubblicato qualcosa? No, a breve, però abbiamo una submission di abstract diciamo in gennaio, quindi... Ok, va bene. Grazie, in bocca al lupo per la submission. Allora. Prepi. Alessandro Aldini? Eccomi qua. Avevo in mente due domande, ma sentendo il discorso che hai fatto con Marco mi è venuto in mente un ulteriore commento. Okay. Sicuramente il carattere di originalità della logica che state sviluppando avrà, se effettivamente, no, si differenzia rispetto ad altre logiche che si è tentato di utilizzare in letteratura in questo contesto qua, si vedrà, il nodo verrà al pettine quando comincerete ad affrontare gli algoritmi di model checking e di verifica, perché se riuscirete a riciclare risultati già noti, allora probabilmente verrà anche naturale poi andare a mapparsi su altri contesti. Certo. E lì verranno un po' i nodi al pettine. In realtà volevo chiederti due cose. Allora, intanto mi è venuto in mente, facendo riferimento alla domanda che ti ho fatto prima, che potrebbe essere utile andare a vedere la letteratura sulle hyper properties. Ok. Sono proprietà di insiemi di tracce piuttosto che di singole tracce. Ok. Che potrebbe tornarti utile proprio per quel discorso che facevi prima sull'influenza la semantica di quell'operatore. Detto questo, due brevi commenti. Il primo, guardando l'ultima slide, anzi quella prima dei ringraziamenti, viene naturale passare dalla 3 alla 5 a proprietà un po' più concrete come il mean time to failure o il max time to failure, che sono le due classiche proprietà che nel contesto della fault tolerance interessante misurare. Naturalmente un passaggio di questo genere lo si fa nel momento in cui riesci ad arricchire i FOL3 con informazioni aggiuntive. Allora mi chiedo se, visto che Marielle è un'esperta di time d'automata, da quello che ricordo, mi chiedo se avete già, o se c'è già qualcun altro lì del gruppo che si sta pensando di fare questo passaggio, no? E anche a livello della logica che state sviluppando, perché tanto immagino che in altri casi sia già stato fatto un mapping di questo genere
dai folklore a formalismi che descrivono anche aspetti di natura temporale o probabilistica. Sì. Grazie. Allora, innanzitutto per anche qui il riferimento, sicuramente indagherò. Per quanto riguarda Timed Automata e Fault Trees, sicuramente sì, colleghi che lavorano in questa direzione ce ne sono, e mi viene in mente UPAL, ci sono persone che lavorano, diciamo, ardentemente con UPAL, e tra cui abbiamo anche persone che utilizzano UPAL per i Fault Trees o per la corrispondente più orientata alla cyber security, che sono gli Attack Trees. Ah, ecco, infatti questa è un'altra cosa che ti volevo chiedere. So che attualmente, oltre che sui Fault Trees, lavorano anche sugli Attack Trees. E ti volevo chiedere appunto se questa logica, con minimi adattamenti, magari solo di natura interpretativa, pensi di poterla adattare anche al caso degli Attack Tree? Sì, questa è assolutamente l'idea, e diciamo che ad adesso non abbiamo voluto inserire altri tipi di gate che sono tipici di, per esempio, Dynamic Fault Trees per rimanere più flessibili possibili. Quindi questa è una base che a tutti gli effetti può essere adattata anche per gli Attack Trees. Si tratta semplicemente appunto di minimi cambiamenti. Molto bene, grazie. Grazie a lei. Promettente. Vincenzo? Sì, no, Vincenzo? niente. Grazie, io ho capito il 33,3 periodico per cento della relazione, però mi sembra un tema molto bello e interessante che unisce, come diciamo, come abbiamo sempre auspicato, aspetti tecnologici ad aspetti sostanzialmente fondazionali, quindi molto bello che lavori su questo. Ma due domande così molto sciocche. In questa slide, questo A, che cos'è questo A maiuscolo? Scusa che mi sono perso. È un insieme di. Sì, è un insieme fondamentalmente, è un'abbreviazione per far stare nella slide, è fondamentalmente un insieme che l'utente fornisce, un insieme di eventi. Ah, ho capito, sì, quindi questo. E poi un'altra cosa, dicevo, questo, diciamo, ma questo immagino che questo tipo di logica può avere applicazioni a qualsiasi macchina, cioè non solo del software, ma qualsiasi macchina che è altamente strutturata, no? Cioè Sì, anche diciamo. elettromeccanica o qualsiasi cosa, insomma, mi sembra che tanto basta che tu riesca a strutturarla in quella maniera con. Sì, diciamo che i Fault Trees sono utilizzati anche largamente nell'ingegneria, quindi, non so, esempi anche tipici sono, non so, una macchina che malfunziona, letteralmente una macchina, L'automobile. un'automobile. Sì, esatto. Sì. Oppure la controparte degli Attack Tree è utilizzata anche per modellare anche come un sistema può essere attaccato, ma cioè, ci sono esempi con casseforti, per dire, o ladri che entrano dalla finestra, quindi diciamo che è molto versatile. Qualcosa che abbia una forte struttura. Senti, ma la 3 e la 5, Sì? mi sembra che, allora, se capisco, in qualche, cioè, se capisco così intuitivamente, l'MPS è una cosa che a te serve in situazioni di emergenza, cioè la baracca si blocca, cerchi di capire dove andare a riparare in maniera tale che almeno funzioni per adesso, anche se non hai riparato tutto, o Diciamo sbaglio. che è una sorta di garanzia che nel momento in cui io ho dei minimal path set, so che se riesco a garantire che gli elementi di questi Sono set siano. percorsi di emergenza, insomma, Sì, diciamo che sostanzialmente. sì, mi dicono che cosa mi garantisce un set di elementi che mi garantisce che il sistema, il top level event non fallisca. Quindi è Sì, una garanzia, diciamo. va bene. Grazie comunque, ottimo. Grazie a lei. Altre domande? E scusate, me ne vengono in mente altre Vai, vai, sentendovi. Alex. Abbiamo tempo alla fine alle Benissimo, 17, quindi tutte grazie. le Allora, la domanda è questa, Stefano. Volevo sapere se in un sistema fault tolerant nessun evento in teoria dovrebbe essere di per sé influente.
cioè preso in isolamento? Come? Sì, esatto, cioè nessun evento singolo, nel senso che ritornando a quella slide che commentavamo prima in cui facevi vedere se mettendo a 0 o 1 esatto, effettivamente quel basic event andava ad influenzare una proprietà. Qualora il sistema sia tollerante ai guasti, siccome il presupposto è che lo sia almeno ai guasti singoli, sì, nessuno dei basic event dovrebbe essere influente, o c'è qualcosa che nell'interpretazione che traviso. Ok, sì, di per sé nessuno, cioè non dovremmo avere dei minimal cut set con un elemento solo, questa è l'idea. Ora probabilmente ricontrollerò quello che ho scritto, però l'idea è appunto quella di avere una formula e di vedere se, cioè di prendere in considerazione più basic events fondamentalmente. Mm-hmm. Sì, sì. Quindi cercare delle configurazioni di condizioni di guasto che effettivamente compromettano l'integrità del sistema, esatto, anche con un subsystem non lo facciano. Sì, 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 esatto. Ok. Ok. Stefano Bonzio? Sì. Ciao Stefano, complimenti. Ciao. Per il seminario. Una domanda veramente naif. Cioè, allora, si potrebbe pensare, diciamo, di modellare il concetto di guasto intuitivamente con un terzo valore di verità, perché qui mi sembra che tutto si muova in un ambito bivalente, booleano, sì, no? Esiste, diciamo... Ok, se esiste in letteratura, diciamo... Sì, una cosa di questo tipo... Che io sappia, to the best of my knowledge, come si dice in gergo, no, non c'è, e la letteratura tende a diciamo focalizzare la propria attenzione su ok, l'evento è fallito, cioè è guasto, c'è qualche cosa che è guasto, uno non è guasto, zero, e poi chiaramente se si espandono gli orizzonti a livello temporale, a livello probabilistico, allora lì vai certo a valutare appunto anche variabili temporali, variabili che, non so, prende in considerazione, ok, può fallire allo 0, però sul trivalente io non ho informazioni, non credo ci sia granché, se non nulla. Quindi... Diciamo, intuitivamente io so molto poco di queste cose, ma diciamo, nelle logiche dinamiche, no, tipicamente l'interpretazione di un box è un box phi, diciamo, dopo l'esecuzione di un certo programma, phi è vera. Ora, adesso in un mondo trivalente io potrei dire dopo l'esecuzione di un certo programma phi può essere vera o falsa, oppure termina, diciamo, in un terzo valore, diciamo un mezzo, e questo mi potrebbe dire che quel programma è guasto. Ecco, questo è ok. Funzione che almeno io posso avere, però non so se questo ha senso. Non so, perché questo mi sembra una, diciamo, un componente che funziona a metà, diciamo, e tecnicamente, cioè solitamente quello che viene preso in considerazione in letteratura è che, ok, appena smette di funzionare, anche pochino, anche magari, non so, più seriamente, però è qualcosa che già non funziona come dovrebbe, quindi viene, diciamo, appiattito sullo zero. Però è assolutamente uno spunto interessante, che magari può essere utile... ma anche per, diciamo, modellare la gravità in un certo qual senso, non so se anche in questa direzione, non lo so, diciamo, per modellare la gravità quello che mi viene in mente invece di usare la probabilità, poi usare le logiche fuzzy. Oramai, sì, diciamo, nel mondo delle logiche fuzzy si studiano ormai da tantissimi anni, no, le fuzzy model logic, e lì ti puoi comprare anche la logica fuzzy che preferisci, Lukasiewicz prodotto, cioè, lì c'è un mondo dietro. E mi verrebbe in mente, se tu riesci a farlo nell'ambito dinamico, allora forse puoi dire un programma fallito più o meno. Sì, sì, sì. Non lo so. Cioè, è un'idea che mi è venuta, ne abbiamo parlato anche con Pier qualche mese fa, ma non capisco se abbia senso poi, perché insomma io vivo in un mondo di logica algebrica in cui tutto funziona bene, ma poi dopo, sì, quando parli con gli ingegneri...
No, ma credo che ci sia del potenziale, quantomeno che valga la pena, non so, spenderci qualche ora e pensare se ci sono dei contesti anche applicativi, come dici tu, che interessano anche agli ingegneri che possano trarre vantaggio da qualcosa del genere. Ok, grazie. Se dovessero funzionare, parliamone. Certo, assolutamente. Ok, Alessandro e poi Marco. Un commento sulla logica fasi e sull'idea del terzo stato che rappresenti il guasto. E allora, la logica fasi senz'altro diciamo, può aver senso se si esce dalla logica binaria del tutto o niente, assolutamente sì. Per quanto riguarda il terzo stato, se ho capito bene l'intuizione di Stefano Bonzio, e penso che in realtà ci sia un... cioè, mi vengono in mente due cose che secondo me non vanno confuse. L'una è l'idea che in un sistema binario che normalmente produce uno 0 o un 1 ci possa essere un'indicazione di qualcosa che non è né 0 né 1 e dice attenzione, sto sbagliando. Ecco, questo non c'è ed è la teoria dell'informazione a dirci che non c'è, nel senso che se noi codifichiamo le cose con 0 o 1 ci servono dei bit in più per dire no, attenzione, sto sbagliando, perché quello è informazione. E quindi se lo 0 e l'1 che il sistema produce in uscita ci danno già un'informazione utile, non ci può essere una via di mezzo che ci dica sto sbagliando, perché l'errore sta nel fraintendimento dello 0 con l'1. E quindi serve un altro bit che dal punto di vista del modello che sta costruendo Stefano sarebbe, diciamo, un'altra funzione, quindi un'altra radice per darci l'indicazione di errore su questo. Ma qui in realtà quello che stiamo, se ho capito bene, modellizzando è lo 0 e l'1 che rappresentano direttamente la condizione di assenza o di presenza d'errore. E quindi stiamo dimenticando completamente la funzione che il sistema svolge e concentrandoci soltanto sulla propagazione degli errori al suo interno. Sì, 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 per quanto mi riguarda l'idea appunto anche espressa con quest'ultima frase è effettivamente ciò che stiamo facendo. E appunto la curiosità sorgeva soprattutto quando Stefano ha menzionato logiche fuzzy, magari per la gravità, diciamo, del fallimento. Ok, Marco? Sì, grazie. Anche a me l'intervento di Stefano Bonzio ha stimolato delle riflessioni. E più che una logica fuzzy, a me viene in mente un approccio di questo tipo. Dunque, i fault tree nascono sostanzialmente in un ambito reliability dependability, no? Quindi è il sistema affidabile, ci sono guasti, non ci sono guasti. Poi però c'è anche un altro contesto che è quello della performability, che combina la performance con la dependability o reliability, intesa appunto come ability to perform, cioè in che misura è il sistema in grado di funzionare nonostante guasti. E da questo punto di vista penso che una risposta al quesito che poneva Stefano Bonzio si possa trovare nel momento in cui passate a dei modelli quantitativi e quindi magari una variante quantitativa della vostra logica, introducendo appunto informazioni quantitative su tempi, probabilità, una combinazione di questi, perché a quel punto lì allora davvero riuscite a rispondere a domande del tipo appunto pur in presenza di certi guasti, una certa quantità di guasti, il sistema riesce a garantire una certa qualità del servizio rispetto a tempi di risposta o percentuali di utilizzo delle risorse. Quindi più che una logica fuzzy, a me viene in mente che arricchendo, no, modello e logica con queste informazioni quantitative, naturalmente dovreste riuscire a dare delle risposte che non sono 0-1 ma variegate appunto nello spettro 0-1, dovrebbe venire naturale. Certo, certo. E questo penso si collega anche con la domanda del professor Aldini su ma dove, che fine hanno fatto mean time to failure. Esatto. E la risposta, diciamo breve, non ci sono ancora, no? Proprio come suggeriva lei. Sì, sì. Ok, grazie. Grazie a lei. Altre domande? Provo io a chiederti giusto una curiosità, Stefano. Lo stupore per la mancanza di una logica per i fault trees è esattamente, credo ci abbia accomunato un po' tutti,
però di fatto è vero che nel caso del malfunzionamento in logica, senza necessarie applicazioni alla computer science, ma anche a malfunzionamento di sistemi sociali, per esempio, è abbastanza praticata. Penso ai lavori di Vermaas, non so, ai lavori di Jaspersen, o in Italia di Massimiliano Carrara, che sono tutte logiche per il malfunzionamento, però tendono a porsi un problema anche magari a monte diverso, cioè se esiste per esempio una logica per il malfunzionamento e quindi c'è un malfunzionamento di cui noi possiamo descrivere, sia esso di una macchina, sia esso sociale, sia esso in un sistema biologico, o se esistono più malfunzionamenti e quindi di default molto diversi fra loro, e se di default esistono più logiche per descrivere più tipi di malfunzionamento. E questa è una letteratura che, almeno in ambito di logica dentro riflessioni, con riflessioni filosofiche, ha diciamo un ventennio, ecco, 20-30 anni. Mi chiedevo se i lavori, diciamo, state anche valutando questo tipo di sforzo fatto in, per esempio, logica lineare piuttosto che in logica classica e così via, e provando a capire se la logica che a voi serve può trarre qualche beneficio da questi lavori di logica che esistono e sono stati sviluppati. Grazie per la domanda, professore. E, risposta: al momento no, ma è una cosa che è sulla to-do list, diciamo, anche per un altro punto che spero di sviluppare durante il dottorato, che è forse di derivazione più diretta del lavoro di tesi che abbiamo fatto, quindi associare questo concetto di malfunzionamento ai malware, fondamentalmente. Quindi sicuramente da quel punto di vista questo tipo di letteratura sta essendo analizzata, non nella fattispecie dei fault trees, è un suggerimento che sicuramente prenderò in considerazione. Grazie. Altre domande? Curiosità? Bene. A questo punto, di nuovo, grazie Stefano per questo interessantissimo seminario. Abbiamo ancora tempo, vai tranquillamente. La mia domanda è una osservazione, no? Volevo dire che siamo a Urbino, nella provincia più sperduta, però questo incontro prenatalizio, no, che vede insieme filosofi, logici, informatici, teorici, ingegneri, ricorda ben più straordinarie avventure che avvengono nei grandi politecnici americani come MIT, Caltech, Carnegie Mellon. C'è un gruppo di filosofi e logici straordinario che è in costante contatto. Quando ero là a Pittsburgh era uno dei luoghi dove andavo spesso. E adesso sta cominciando ad esserci anche in Italia, ma questo succede al Politecnico di Torino e di Milano, dove hanno assunto logici e filosofi della scienza, ma succede anche a Urbino, e questo è veramente, credo sia per noi è un momento molto bello, e Stefano è uno, diciamo, dei frutti più straordinari di questa collaborazione. Quindi volevo semplicemente esprimere questo pensiero, e auguri a tutti, grazie. Grazie Enzo, condivido totalmente. Grazie. Prego, vai. Se posso, nel condividere quello che ha detto Enzo, propongo l'istituzione del Politecnico di Urbino a questo punto. Ah, magari. Andiamo. Sarebbe bellissimo. Ma anche avere un istituto di studi avanzati a Urbino sarebbe bello, come lo hanno molte altre università, dove poter fare come c'è la Lucca o anche Bologna qui da noi non avanza niente, mangiamo tutto. Grandissimo. Grande. Va bene, allora grazie ancora di tutto, grazie a tutti i partecipanti. Grazie a voi, grazie per domande per Stefano non esitate a scrivergli,
Tra qualche giorno, insomma, cercheremo di mettere questo video online, così che possa anche, diciamo, stimolare altre domande. Auguri di nuovo a tutti e ci vediamo con il prossimo ciclo di seminari nel nuovo semestre. Grazie a tutti voi, grazie per domande e interventi. Ciao a tutti. Ciao. Grazie, buone feste a tutti. Grazie a voi. Ciao.